Nel suo costante impegno in favore dell'ambiente, l'Unione Europea, attraverso le sue istituzioni, promuove varie iniziative, iniziative che si svolgono in termini diretti, oppure con il coinvolgimento forte degli Stati membri ed in collegamento con realtà a livello mondiale. Recentemente è stata promossa una politica molto organica per la tutela dell'ambiente che fa riferimento ai cosiddetti programmi quadro. Nella puntata di oggi ci occupiamo appunto di questi programmi quadro ed in particolare del sesto programma quadro che è attualmente in essere. La politica ambientale può essere considerata un successo nella storia dell'Unione Europea. Grazie alla legislazione comunitaria sono stati fatti grandi passi avanti, fra l'altro, nel disinquinamento dell'aria e dei corsi d'acqua. Restano tuttavia aperti molti problemi, anzi, per alcuni aspetti, l'ambiente versa ancora in pessima salute. Nel 2001 la Commissione europea ha adottato una proposta contenente una nuova ed ambiziosa strategia ambientale che definisce le aree prioritarie di intervento per i 5-10 anni successivi. Si tratta del programma quadro Ambiente 2010, il nostro futuro, la nostra scelta, il sesto di una serie di programmi quadro che negli anni precedenti non avevano dato i risultati sperati, per carente attuazione e scarsa responsabilizzazione delle parti interessate nei confronti degli obiettivi ambientali. Il nuovo programma quadro insiste sulla corretta applicazione della normativa ambientale da parte degli Stati membri. Il nuovo programma sostiene la collaborazione con l'industria e i consumatori al fine di rendere più ecologici i modelli di produzione e consumo. La Commissione vuole fare ricorso a un ampio ventaglio di strumenti che spaziano da una politica integrata dei prodotti alla responsabilità ambientale, dalle misure fiscali ad una migliore informazione dei cittadini. Il sesto programma quadro, che sottolinea l'esigenza di integrare gli aspetti ambientali in politiche come i trasporti, l'energia e l'agricoltura, individua quattro aree prioritarie di intervento. Una prima priorità riguarda il cambiamento climatico. Il conseguimento dell'obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni dell'8% entro il 2008-2012, ai sensi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, costituisce l'asse portante del nuovo programma. Esso evidenzia la necessità di modifiche strutturali, soprattutto nei comparti dei trasporti e dell'energia. La seconda priorità affronta la drammatica minaccia alla sopravvivenza di molte specie e dei loro habitat. Per scongiurarla, le pietre miliari dell'approccio comunitario sono la piena attuazione di Natura 2000, rete europea di zone speciali di conservazione ambientale ed un insieme di piani d'azione settoriali per la biodiversità. Un'altra priorità del sesto programma quadro affronta il problema della stretta relazione tra salute umana e qualità dell'ambiente. Uno degli aspetti più problematici della politica ambientale dell'Unione Europea è l'inesorabile accumulo di rifiuti. Il programma Ambiente 2010, il nostro futuro, la nostra scelta, propone come quarta priorità di porre ad esempio maggiore enfasi sul riciclaggio e sulla prevenzione della generazione di rifiuti. Prioritaria è anche la maggiore integrazione delle finalità ambientali nelle politiche esterne dell'Unione Europea. È il caso dell'adozione di efficaci metodologie e criteri di valutazione dell'impatto sulla sostenibilità per gli accordi commerciali ed il rafforzamento del ruolo dell'Europa nel processo politico internazionale in campo ambientale. Con i programmi quadro, dunque, l'Unione Europea copre varie aree, vari settori, crea anche delle condizioni di sinergia che possono determinare effetti particolarmente efficaci sempre in tutela dell'ambiente. Domani ci occuperemo di un programma particolare che riguarda l'area mediterranea.